Vediamo ora l'interrogativa indiretta disgiuntiva, una domanda che pone la scelta tra due alternative. Essa è introdotta dalle stesse particelle usate per l'interrogativa disgiuntiva diretta, come si può evincere dai tre esempi. Ex vobis quaero iudices utrum is testibus non credituri sitis, an verrem damnaturi sitis. Vi chiedo, dice Cicerone rivolto ai giudici, ex vobis quaero iudices, utrum non credituri sitis, se non crederete, is testibus, a questi testimoni, an verrem damnaturi sitis, oppure condannerete verre. La prima alternativa, come nella forma indiretta, è introdotta dalla particella utrum, la seconda da an. La stessa domanda può essere formulata usando altre particelle, ne enclitico, che introduce il primo membro, più an, che introduce il secondo, oppure semplicemente an, che separa i due membri della disgiuntiva. In tutti e tre i casi le particelle si traducono con la congiunzione subordinante condizionale se oppure. Riepilogando, la proposizione interrogativa indiretta disgiuntiva è introdotta dalle particelle utrum, il primo membro, an, il secondo, e si traduce con se oppure, da ne enclitico, che introduce il primo membro della disgiuntiva, e an il secondo, e si traduce allo stesso modo se oppure, dal semplice an, che separa i due membri della disgiuntiva, oppure se oppure, infine utrum necne, per dire se oppure no.